siamo orgogliosi di questa iniziativa, di questa apertura di sede distaccata che si differenzia notevolmente da quella che è l'apertura di una semplice filiale. Oggi siamo veramente contenti di presentarla a voi della stampa perché siamo consapevoli di aver fatto un buon lavoro, ma oltre che tecnico anche diciamo, industriale, così lo possiamo definire. Un lavoro che ci vedrà coinvolti in un capoluogo di regione che aspetta un istituto come il nostro, perché almeno dai primi contatti si è capito che Potenza ha bisogno di una banca elastica, di una banca moderna, di una banca attenta, giovane come la nostra. E quindi ci siamo buttati a capofitto in questo progetto, credo di aver fatto un buon lavoro e quindi riteniamo veramente di poter dare tanto. La gente di Potenza questo si aspetta, noi siamo consapevoli e convinti che con il nostro modo di fare riusciremo anche a conquistare quel territorio, così come abbiamo conquistato altri territori. Siamo orgogliosi, siamo fieri, ma soprattutto perché dimostriamo che stando con la gente, stando con le persone, stando con i giovani, si riesce sempre ad ottenere qualcosa di positivo. Sono in cantiere numerose attività, stiamo costituendo un comitato consultivo dei soci direttamente su Potenza, un comitato Fidi, un'associazione dei giovani, questa è la cosa bella, già ho avuto contatti con giovani dell'Università di Potenza, nonché con delle varie associazioni per la costituzione di una nuova associazione potentina. E quindi vedete, noi stiamo con i piedi per terra. Con la nostra umiltà pensiamo di poter fare grandi cose a favore di un territorio che se lo aspetta, anche perché ultimamente a Potenza numerose banche a livello nazionale stanno chiudendo, noi vogliamo dimostrare che siamo banche anticicliche, che andiamo verso proprio controcorrente, mentre gli altri chiudono noi apriamo, perché aprire significa una sede distaccata, aprire significa mettersi a disposizione del territorio, proprio per la crescita e il mantenimento di quelle che sono le risorse stesse del territorio. Quindi è importante anche questo, perché come vedete la felicità si legge sui nostri volti stamattina, quello mio, quello del Presidente Miscia, ma su tutta la squadra, una squadra giovanissima che contribuirà, come ha fatto con questo territorio, alla crescita di un altro territorio, Lucano, che poi tra l'altro è vicino a noi e che si sposa bene con quello che era il progetto della Grande Lucania. Con una scelta che arriva dopo l'apertura di altre due filiali in Basilicata, quindi non è un territorio da esplorare per la Banca Montepruno, ma già da anni siete operativi. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto il passo secondo la gamma, nel senso che piano piano siamo arrivati su Marsico Nuovo e su Villa d'Acri, come dicevo prima, con umiltà. Abbiamo visto che la gente lucana ci ha accolto perché la loro mentalità è simile alla nostra, il nostro modo di operare, il nostro modo di porci è proprio quello lucano. E quindi i successi avuti sia su queste nuove due piazze ci hanno invogliato ad aprire su Potenza questa sede distaccata. È un grande successo, anche perché dobbiamo dire che aprire una sede distaccata non è cosa semplice, c'è bisogno di autorizzazione da parte della Banca d'Italia che tengono conto di quelle che sono le condizioni attuali del nostro istituto e avere questa autorizzazione ci fa anche capire che siamo una banca capace di sopportare un'iniziativa del genere. Come diceva prima, siamo pronti perché la struttura è pronta, ha lavorato in modo attento e quindi effettivamente io mi auguro che la Lucania ci accolga così come ha dimostrato fino ad oggi di accoglierci. La nostra è una sfida perché per la prima volta andiamo in una città tra l'altro capoluogo di regione, anche un po' distante da noi chiaramente, quindi questo richiederà un grosso impegno. È stato un percorso non tanto breve perché ne parliamo già da un po', però per poterlo portare avanti e realizzare avevamo bisogno di rafforzarci ancora di più, sia dal punto di vista, diciamo, organizzativo. Perché ecco, gestire una filiale distaccata richiede una maggiore organizzazione, maggiori controlli e nello stesso tempo rafforzarsi anche dal punto di vista patrimoniale per poter fronteggiare eventuali difficoltà. E tutto questo lo abbiamo fatto con calma nell'arco di 2 o 3 anni, ne parliamo già da un poco infatti. Lunedì andremo ad aprire, è una sfida, ripeto, bella grossa, ma io ho una certa fiducia. D'altra parte, ripeto, noi abbiamo scelto una sede nel centro di Potenza, perché intendiamo assistere un target di clientela tra famiglie, professionisti, piccoli imprenditori, non vogliamo rivolgersi, d'altra parte ormai non è che ce ne sono tanti.
di imprese nella zona, è lo stesso commercio che poi si è sviluppato tutto giù in periferia, non vive un momento felice come anche da noi sostanzialmente. Spero che la cosa vada bene, noi stiamo facendo di tutto, ripeto, ci siamo attrezzati, abbiamo anche scelto degli elementi validi che possano portare avanti questo discorso, in quanto due elementi sono elementi del territorio. Abbiamo un responsabile che viene dal Banco di Napoli, poi ha lavorato con la Credi Chieti, e anche la ragazza allo sportello ha la stessa esperienza, quindi conoscono bene il territorio, conoscono bene la clientela e ci aiuteranno in questa avventura.